benvenuti al nuovo videoblog. Oggi vediamo insieme come creare animazioni in 3D con Blender. Blender è questo programma qui che ci permette appunto di creare animazioni in 3D grazie a un documento in formato .blend che potremo aprire e modificare. Aspetta un attimo che ho chiuso Blender perché stai già creando una cosa. Allora ragazzi, velocemente perché non abbiamo molto tempo, dovremo andare a scaricare Blender. È documento che ci permetterà di creare la nostra intro in 3D. Come molti avete potuto notare, ho creato la mia intro in 3D sempre con Blender, che ricorda molto 20th Century Fox, ovvero la intro che precede ogni serie TV e film mandato in onda da Fox. Ora, se Alice ce lo permette, ve lo faccio un attimo vedere. Mi sa che non ce lo permette, vabbè. Andiamo a scaricare direttamente Blender, che troveremo su blender.org, download/getblender. Dopo vi linko tutto. Allora, Blender è disponibile per Windows 32 e 64 bits, Linux 32 e 64 bits, Mac OS X, PowerPC e Intel, che parte da Mac OS X 10.4, Solaris e Irix, quindi è per qualsiasi sistema operativo. Ora abbiamo bisogno invece del documento che si potrebbe aprire con Blender per creare il nostro progetto, che sarà in formato .blend. Allora, nel nostro caso dobbiamo creare una intro che assomigli a quella della Fox, 20th Century Fox, anzi sarà identica, e troveremo su questo host Rapid Share. Io l'ho trovato qui perché il vecchio link non mi funzionava. Dopo vi linkerò tutto, se non funzionerà avvisatemi che ve lo starò io. Quindi clicchiamo su download e scaricheremo il file .blend, che peserà 1075 KB in questo caso. Poi, volendo mettere una canzone sottofondo, qui in questo link troverete la canzone originale della Fox. Però ragazzi, chiariamoci, se metterete questa canzone rischiate il copyright. Cioè, io non ho avuto ancora avvisi di nessun reclamo di copyright della Fox e la maggior parte delle persone che hanno messo questa canzone non l'hanno ricevuto. Non so, fate come volete, se volete aggiungerlo comunque dopo lo linko. Io però credo che cancellerò la vecchia intro e aggiungerò come canzone sottofondo una canzone di iMovie. Vabbè ragazzi, passiamo a sodo. Andiamo ad aprire il file .blend che abbiamo scaricato direttamente, senza aprire il programma. Ecco qua. Ci apre automaticamente Blender, quindi direttamente il progetto con Blender. Come potete vedere, scusate che sono un po' raffreddato, a sinistra possiamo vedere il progetto che noi dobbiamo creare e a destra un'anteprima del progetto che stiamo creando. Allora ragazzi, vi assicuro che è molto semplice, non è difficile come credete, anzi, impiegheremo 5 minuti per creare la nostra animazione, però per renderla possibile ci impiegheremo 6 ore per renderla. Vabbè, ora vediamo, piano piano, vediamo. Allora, innanzitutto dobbiamo partire dall'alto verso il basso, dobbiamo modificare le nostre scritte. Ad esempio cancelliamo TH, lo modifichiamo, modifichiamo 20, Century e anche Fox. Quindi andiamo a cancellare, nel nostro caso cancelliamo TH. Vabbè, non fateci caso a questo perché dobbiamo selezionarlo col tasto destro, però col tasto destro in effetti ci appare proprio questo menu. Ecco qua, tasto destro su TH. Ecco qua. Ora appunto facciamo comparire quel menu, se vogliamo cancellarlo oppure premiamo tab per modificarlo, non so, mettere tipo 48, appblog 48, 38. Vabbè, l'abbiamo cancellato, quindi abbiamo fatto prima di delete. Ora tasto destro su 20. Ecco fatto. Ecco qua. Tasto destro su 20. Andremo a cliccare su tab e modifichiamo la nostra scritta. Mettiamo, non so, appblog. Perfetto. Ora premiamo di nuovo su tab e ci appare questo piccolo, ci appaiono questi tre piccoli quadratini, uno blu, uno rosso e uno verde. Ecco qui. Quello blu ci permette di, insomma, ruotare la nostra scritta. Quello rosso ci permette di striminzire la nostra scritta e quello verde di accorciarla. Ora, allora, vediamo. Andiamo su quello rosso e andiamo a striminzire la nostra scritta appblog. Olè, così, no. Ok, perfetto. Ora andremo a
accorciare la nostra scritta, blog, così. Va bene. Ora, come potete vedere, è un po' fuori dallo schema. Per raddrizzarlo e metterlo in linea, dobbiamo andare qui. Diciamo che dobbiamo in effetti disegnare per selezionare la nostra scritta Hyperblog e, insomma, ordinarla. Dobbiamo tenere premuto e selezionare così, Hyperblog. Non dobbiamo premere nessun tasto perché automaticamente ce l'ha selezionato e andremo a posizionarlo dove vogliamo, guardando a sinistra, mi raccomando, non a destra. Ora, finiamo qualche dettaglio. Va bene così, perfetto. Insomma. Ok, modifichiamo un po', perfetto. Ora invece andiamo a modificare Century, tasto destro su Century, tab, e scriviamo qualcosa tipo video. Ok, ora tab, andiamo ad allargare o ad accorciare la nostra scritta, noi in questo caso la allarghiamo. Ora andiamo a modificare infine Fox. Scriviamo qualcosa, scriviamo ad esempio tab, scriviamo YouTube, oppure anche, non so, subscribe, quelle cose lì, tab, e andiamo a striminzire la nostra scritta per farla centrare in modo adeguato. Adeguato. Perfetto. Ok, ora abbiamo insomma creato la nostra scritta 3D, adesso possiamo vedere l'anteprima. Per rendere un file che può essere riprodotto con QuickTime, VLC o qualsiasi altro player su Windows, Mac, Linux, eccetera, dobbiamo andare qui, dobbiamo usare questo procedimento. Io vi consiglio di usare il procedimento che faccio io perché ci impieghiamo meno tempo e il risultato sarà ottimo. Allora, cosa dobbiamo fare? Andiamo su qua, PAL, in basso. Come potete vedere, i game framing sono diversi ora. Andiamo a modificare SizeX e mettiamo, aspettate, qua dovete andare, e mettiamo 600. Anche SizeY lo modifichiamo e mettiamo anche qui 600. Ora invece dobbiamo scegliere il tipo di compressione che è preimpostato su JPEG. Noi invece andremo a selezionare QuickTime. Ci comparirà questa finestra dove possiamo scegliere, dove possiamo personalizzare la definizione e la compressione del file. Noi andremo a scegliere come definizione Millions of Colors. È preimpostato su Best of Depth, ma noi scegliamo Millions of Colors. Vi consiglio questo perché diciamo che la qualità è ottima. Quality mettiamo Best, i frames rimangono 25 e volendo possiamo mettere H.264. Minchia. E vabbè, io vi consiglio Animation, l'abitudine, quindi ok. Ora dobbiamo finire il nostro lavoro. Come facciamo? Andiamo su Render, in alto, qui. E andiamo su Render Animation, oppure clicchiamo CTRL F12. Qua che rompipalle su MSN. Ecco qua. Qui ci appare questa finestra dove Blender sta creando la nostra animazione in 3D. Allora, questo lavoro impiegherà circa 6 ore per rendere l'animazione. Però dipende dalla potenza del computer. Se tipo avete, non so, esagerando, un Intel Xeon tipo un Mac Pro, impiegherà 2 orette, minimo. Allora, tipo ad esempio, ieri ho fatto un'animazione 3D per un mio amico, ho impiegato 5 ore. L'altro ieri per creare la mia ho impiegato 6-7 ore. Quindi, non so, diciamo che cambia. Quindi dipende dalla potenza del vostro computer. Però vi assicuro che se aspettate, non so, cliccate su giallo. No, mettiamo così. Fate tutto quello che volete intanto e il risultato sarà ottimo. Potete fare tutto quello che volete, non so, aggiungere la canzone sottofondo con iMovie e caricarlo su YouTube. Vabbè ragazzi, ciao a tutti. Ora vado un po' a letto, sono un po' raffreddato. Al prossimo videoblog.